L'orso in pigiama è scappato all'uso. Thank you.
Sì, formidabilissimo. Sono messa a sera, sì. Sì, viene a cuocere con un giubbettino di perletti tra un algerino e un libanese. Attento. Secondo me, in primis, la situazione è una cosa negativa. Secondo me. Se poi, adesso si è molto presa la sua storia, però, secondo me, qualche cosa succede. C'è sta storia verde, si sa, sei un po' depresso andante. No, neanche io, per me ha fatto bene. Sì, no, per me ha fatto benissimo. No, ma non, ma lascia me. Ma no, ma sono su. Mamma mia, no. Sì, il minimo sindacale, sì. No, vabbè, ma non... No, cioè, sono più fuori di testa. Ma fuori di testa. Esatto, in questo momento è più bravo. Questa è la cosa. Certo che sono molto simili, Sì. No, spero solo che ci siamo uno di voi. Sì, ma per me sembra un po'... Sì, però adesso vediamo che dice stasera che faccio un po' scegliere. Ma tu che fai? Un giro quello che non fa? Dov'hai? Ah, buono. Bene così, ma sì, un pochino, ma non granché. Sì, vorrei, sì, cambia percezione. Sì, decisamente. Io anche più agile, vorrei provare bastante di meno. Che così peggio forse. Sì. Però saprò essere più preciso già stasera, domani, allora, ancora dopo adesso. Esatto, fammi diventare di più. Esatto. Ti aggiorno a novità importanti. Grazie. C'è meno, ci sono meno problemi. Sì. No, c'è il danno in Roma per il giornale. Forse ti ho detto io. È già il mese. Quindi io sono cotto. Sì, io sono cotto. Il ragazzo è stato sposato fino al 11 novembre. Sì, si è sposato. Vediamo che succede, spero che stiamo un po' fuori.
prendi del piuttosto. Da qua fino a martedì prossimo. L'uscita del domani, quindi domani. Vabbè, forse sì. Va bene, fratello, ti tengo aggiornato, un bacio. Va bene, un bacio. Ciao. È una cosa importante. Ma chi ce l'ha? Scusa, lui con la foto non mi ricordo. Non si sa. Salvaguardia che ho fatto.
Thank you.
attenzione, questa è, non è che no, questa è il buio qua, cioè buio, ma poi sai che è buio con buio. Buongiorno, buongiorno. Forse è proprio un bacino, no. Ci sono uno, ma c'è. Ognuno le strette di mano. Come la vuoi fare? Non lo c'ha, ma è un po' di scendere giù. No, ma è buio della tela, è troppo scuro, mettere giù e non c'è la luce forte dietro. Volete venire a fare?
a salutare. Non ti ho mai. Però siamo vicini, no? Lo sai? Siamo una volta a piano. Sì, così lo fa.
galletta, si chiama quel solo il galletto. Bene, buongiorno. Grazie.
Signori, benvenuti, io mi chiamo Andrea e sono il sindaco di Maurica. Quindi sono anche il vostro sindaco per questa settimana. Scusate se interrompiamo gli altri dei cacciatori, vi do subito il benvenuto a Rimaro, da parte del comune di Rimaro Creato, da parte di Rimaro, da parte di Cristina Marchi e di tutto il Trentino. Bentornati! E adesso siccome i sindaci fanno discorsi lunghi, io devo mettere 30 secondi perché non ne frega niente a nessuno di sentire il sindaco, di vedere i cacciatori, vi do subito informazioni. Quest'anno è tutta la normalità a parte un'eccezione. Quando alla fine del momento ci sarà la sessione di mercoledì, è necessario indossare per essere vicini alle consegne ai cacciatori la mascherina FFP2. Però, dove pochi lo sapevano, il comune, prendete nota, vota la Zarudi, come si chiama, i resti dei comuni, delle mascherine per i comuni di noi oggi. Eccezionalmente stamattina prendiamo le mascherine, poi dal pomeriggio cercate di averle voi, ma comunque vi verremo sempre in conto. Quindi questo per evitare di fare qualsiasi impedimento. È una necessità, è un dovere per ancora le questioni di cui sappiamo, quindi abbiamo un bellissimo preventivo, chi non ha mascherina va a perdere l'ingresso, ci saranno le note di discriminare, e soprattutto di divertirli. Lavoro con la
che lui sta in giro, che lui sta in giro, Grazie.